Buongiorno e bentornate o benvenute a tutte e a tutti sul canale. Perdonate la cera, ma sono a casa da lavoro, sono in mutua, che ho la febbre, mal di gola, ho avuto i classici sintomi influenzali che purtroppo in questa stagione con caldo, freddo, pioggia, insomma, si prendono. E volevo fare questo video perché volevo parlarvi della spesa online. Per la prima volta oggi ho fatto qualche acquisto, poca roba di spesa online da Lidl tramite l'app Supermercato 24. Ah, nel frattempo sta venendo sul caffè, anzi ora ci spengo. E appunto ho comprato tramite Supermercato 24 dal supermercato Lidl. Necessitavo di pochissime cose in realtà, e non potendo uscire appunto perché non sto bene, sono in mutua, ho pensato di acquistare online. Ho preso, che ho già messo in dispensa, un cestello d'acqua naturale, che in realtà era la cosa che mi necessitava di più, e poi vi faccio vedere che cosa ho preso di altre cosine. Volevo dare una recensione molto positiva a Supermercato 24 perché sono stati innanzitutto velocissimi. Io avevo chiesto la consegna tra le 2 e le 3, all'una e mezza mi è arrivato tutto. E ho visto che l'acqua che avevo richiesto io non c'era e mi hanno mandato dell'acqua di marca, tra l'altro costava anche di più, e me l'hanno lasciata al costo dell'altro cestello che avevo indicato io. E un'altra cosa poi appunto è che puoi pagare con la carta di credito, puoi pagare con contante alla consegna, puoi pagare tramite Apple Pay, insomma ci sono vari metodi di pagamento. Io ho pagato con la carta, quindi comodissimo, e veramente sono stati velocissimi e il servizio mi è piaciuto, perciò un like a S24, Supermercato 24, che potete scaricare sia per Apple che per Android. Ma adesso vi vado a far vedere che cosa ho preso da Lidl. Allora, questi sono i miei due sacchetti di spesa, come vedete non è tantissima roba, l'acqua è già in dispensa, e ho preso una mini baguette integrale, questa qui del reparto fresco appunto che mi ha portato il ragazzo, una confezione di cipolle, queste sono cipolle bio, una confezione di questi cheeseburger dei tacchini a pollo che li ottengo sempre in casa quando uno non sa cosa fare, un piatto pronto e via, questi qua si fanno al microonde veramente in tempo rapido. Poi ho preso da mettere in freezer una confezione di seppie, queste qua indopacifiche. A me piacciono un sacco le seppie, non ho mai occasione di farlo, ho detto ma sì, le compro, le tengo in freezer. Poi ho preso una confezione di questa pancetta leggermente affumicata che io utilizzo nelle mie preparazioni o nella pasta alla carbonara. E ho preso una di queste confezioni di tramezzini integrali con salmone e maionese da lasciare in casa appunto per mio marito. Poi qua ho preso il mio anticalcare che adoro, questo qua della V5. Una confezione di occhi di bue, questi della Sunday, di pasta frolla e marmellate di albicocca che mio marito adora. Un colluttorio, questo della Dentalux, che era in offerta. Poi ho preso due confezioni di questi Choco Sticks, che sono tipo i Togo, che sono biscotti ricoperti di cioccolato. Due. Una confezione di Kinder Bueno, qua ce ne sono ben 5. Una confezione di salviette struccanti, queste qua delicate senza profumo. E infine ho preso una confezione di olive taggiasche, queste qua sempre da utilizzare nelle ricette o per aperitivo. E nulla, questa è tutta la mia spesa online da Lidl. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile per quanto riguarda appunto la spesa online. Io vi ricordo naturalmente di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un like di supporto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!